Questa strada dovrà essere il punto di partenza di un itinerario che dall'ospedaletto va a Groppo d'Alosio o a Casalino al Ponte della Rosetta. Soprattutto non arrendiamoci, la provinciale ha fatto dei danni. Lo sbocco degli scaleri sulla provinciale è un po' un problema, ma si può risolvere. Con la buona volontà la via lombarda della Scala deve ripartire e ritornare ad essere come quella del Basso Valoria, una delle grandi strade che non portano da nessuna parte ma portano nel cuore della nostra civiltà, del passato che deve essere fondamento per il futuro. Guardate che oltre il ponte c'è una fontana con una maestà, adesso c'è un frassino, cercheremo di farlo togliere, peccato la vasca che l'hanno portata su, però la Madonnina se ne prende una uguale e si rifà, e quella fontana va ripristinata com'era. Se avete dei problemi per parlarco c'è un albanese che è in grado di farlo. E di lì bisogna riaprire la strada che va dalla Lauretta appena prima e il sentiero che va su al cimitero, eccetera, che ha anche una storia drammatica della Seconda Guerra Mondiale, dove Don Dante è diventato sordo da un orecchio perché, avendo ospitato i fuggiaschi del Lago Santo, ha preso le botte, ma il comandante di quel drappello di tedeschi austriaco non ha avuto il coraggio di uccidere un prete e gli ha detto sottovoce, me l'ha raccontato piangendo Don Dante, domani non si trovi qui. Il giorno dopo hanno fatto saltare la canonica. E lui però si è salvato grazie a un austriaco che comandava i tedeschi di allora. Perché anche tra di loro qualcuno col cervello c'era ancora, ma non tutti, ma come gli italiani. Gli scaleri, Cio è qua, fategli un applauso. È stato un punto importante di partenza. L'importante è non mettere cubi di cemento, ma si fanno di pietra gli archi dei vari attraversamenti rovinati dalla bomba d'acqua che è avvenuta. E poi, venendo giù, il piscio ha valorizzato. Bisogna metterlo in sicurezza, però la gente è giusto che lo veda e che goda il fruscio di questo posto. Prossimamente uscirà un libro su Don Emilio che descrive tutte queste cose sotto mentite spoglie, ma chi conosce questa nostra terra sa che c'è Casa Loretto, il Campiccione, il Piscio e tutte le altre cose. Frattamare, eccetera. Allora la via Lombarda aveva un punto d'appoggio all'ospedaletto, che c'erano i monaci di San Giacomo d'Altopascio. La Campanola e Cavezzana è pistato dai Rosa, ma se ne può fare una uguale. La prima cosa da fare è riaprire lì,